Ho incominciato a lavorare il 28 gennaio del 1963. Sono stato assunto a 18 anni. Facevo parte della squadra che si chiamava RIAE, Reparto Installazioni e Apparecature Elettriche della SADE. E avevamo il compito di fare i collegamenti sulla sala controllo. Un giorno sono venuti dei pastori di Erto dicendo che i loro pascoli non mangiavano più l'erba, erano nervosi e sentivano il terreno che non era stabile. Nel frattempo noi sapevamo che la situazione non era piacevole perché continuava a franare e difatti i nostri superiori ci hanno fatto trasferire dalla riva del lago fino a su, un 100 metri più su delle casette. Dunque, in previsione che se veniva giù la frana, l'acqua non arrivasse fino alle casette. Dopodiché un giorno eravamo in mensa, stavamo mangiando, e di fronte avevamo il Monte Toc. E a un certo momento, verso mezzogiorno, ha cominciato a franare e un'onda anomala si è riversata verso la nostra, diciamo, baracca di legno dove alloggiavamo, e l'onda quasi quasi veniva dentro i balconi che avevamo di fronte. Abbiamo preso un po' di paura, però dicevano che non era normale, ogni tanto veniva giù qualche frana dal Monte Toc. Il Monte Toc era sempre sotto controllo con gli strumenti e sapevamo che pianino pianino veniva giù. La strumentazione puntata sulla frana doveva rilevare l'andamento del percorso della frana che veniva giù. E naturalmente veniva giù. Veniva giù e si vedeva dalla strumentazione, dai dati che c'erano, che il Monte Toc scivolava lentamente. Un mercoledì che poi si è dimostrato che era il mercoledì della catastrofe, siamo andati io e un altri due che abitavano a Polpette, Ponte nelle Alpi, siamo andati su Ponte Canale giù a regolare i fari per illuminare la diga. Alla sera alle 6 siamo andati giù verso Longarone, abbiamo bevuto un'ombra di vin. Noi tre abbiamo detto: andiamo a vedere la partita da Polpette. Io sono andato da mia zia, loro nelle loro famiglie, e ho cenato con la mia zia, i miei cugini, tutti. E dopodiché siamo andati a letto della soffitta della casa. Dove c'erano anche dei topolini che giravano di notte, ma noi dormivamo lo stesso, non c'era nessun problema. Quando è stato 4 del mattino, mia zia mi sveglia piangendo e mi dice che la diga del Vajont è crollata. Al di là io ero ancora assonnato, non credevo. E ho detto: zia, ma no, dai, cosa vuoi? Sì. E piangeva. Allora mi sono convinto, mi sono alzato e in effetti il paese era già in subbuglio. Tutta la gente si riversava sul paese e ci siamo trovati con gli altri due miei colleghi assieme. Nel frattempo cercavo di telefonare, di avvertire i miei genitori che abitano a Venezia,
ma non c'era nessun collegamento telefonico perché non c'era più niente. E nel frattempo allora abbiamo deciso di all'alba di andare a vedere cosa era successo e siamo andati con la lambretta fino a un certo momento, dopodiché all'altezza della fabbrica di Faesite, basta, cominciava un mare di fango e non c'era più Longarone. La vallata era una desolazione, non si poteva più andare avanti. La stampa di tutta Italia ormai era già pervenuta là e nessuno poteva andare avanti, c'era solo qualche elicottero che incominciava già a girare e a vedere. Nel frattempo, nel questo mare di fango, abbiamo visto cose terribili, perché tanti di quei morti, che una cosa paurosa. Che io sono stato a casa, speravo di non tornare più in montagna a lavorare, ma di essere trasferito a Venezia. Invece mi richiamano e mi dicono che devo andare dopo la frana del Monte Toc, era rimasto un lago e là abbiamo installato 12 pompe per prosciugare la rimanenza del lago che era rimasto. E là ho fatto sei mesi di turno, giorno e notte. E sei mesi sono stato ancora lì, però non stavo mal volentieri, perché con quello che era successo, anche se io avevo sempre avuto la passione della montagna fino da ragazzo, perché ho cominciato a andare da ragazzo in montagna e ce l'ho ancora, quella passione mi è rimasta. Il Vajont per me è stato una parentesi, diciamo, negativa perché per quello che è successo, ma non perché io abbia qualcosa contro la montagna. Negligenza che hanno avuto certi poteri di non capire che poteva succedere qualcosa di grave. Speravo che la storia avesse insegnato, come tutti, però vedo che purtroppo la storia per me non insegna poco o niente, perché continuano sempre a succedere queste cose qui. E dunque, nonostante tutto, vedo che non c'è volontà di cambiare mentalità.